La prima presentazione sarà di Riccardo e Francesco, che parleranno dell'importanza di un MVP per individuare gli utenti giusti per la propria applicazione mobile. Lascio la parola ai due ragazzi. Grazie. Buonasera, dopo arrivano quelli con i capelli anche, ve lo assicuro. Allora, io sono Riccardo. Qualcuno? Io sono Riccardo, sono Head of User Acquisition a Bendy Sponsor, un'azienda orgogliosamente italiana che ha sviluppato. Qualcuno ci conosce, qualcuno un po' meno, ma non siamo qui per parlare di me o di Bendy Sponsor. Quello che mi hanno chiesto è provare a raccontarvi, perché secondo me, secondo la mia esperienza, è fondamentale avere un MVP nel momento in cui si va a lavorare col mondo delle app per fare user acquisition. La mia idea è che, una metafora lo spiega anche abbastanza bene, nel senso che pensare di fare una strategia, una struttura di acquisition per app senza avere un MVP è come costruire una casa senza metterci una cucina dentro. È vero che la casa strutturalmente sta su, è vero che magari all'inizio ci costa anche meno, ma dopo 3 mesi che ci viviamo dentro ci rendiamo conto che abbiamo fatto una cazzata. Perché comunque i costi lievitano, le opportunità scendono e via dicendo. I motivi che ho individuato per cui è fondamentale, secondo me, avere questa MVP sono, in primis, l'attribuzione. L'attribuzione in mano a un'unica piattaforma indipendente è fondamentale perché ci permette, da un lato, di unificare i dati che provengono da decine di fonti diverse, che siano interne, quindi i nostri dati in app, che siano esterne, quindi le fonti di acquisizione, canali, network, via dicendo. In questo modo riusciamo a mergiarle, mettere tutto insieme e farle parlare lo stesso linguaggio. Lo stesso linguaggio che è anche la finestra di conversione, perché poi dopo lo vedremo più in dettaglio, ma se io vado a analizzare cose che hanno finestre di conversione, che è il tempo in cui osservo un utente da quando clicca, diciamo, su un'area, quando decido di osservarlo per vedere se converte, e le finestre sono diverse tra vari network, diventa problematico. Attribuire il corretto valore a ogni fonte di acquisizione, perché ovviamente tramite Just, tramite MVP, io sono in grado di seguire il corso della vita di ogni utente, quindi capire, mergerlo con da dove è entrato e quindi capire cosa effettivamente mi sta rendendo quell'utente, e ovviamente di conseguenza ottimizzare la distribuzione dei budget, perché una volta che io ho le informazioni posso utilizzarle e lavorarci. Primo punto, secondo me, fondamentale è che nel mondo del mobile marketing ci sono due mondi che sono paralleli, sia per attribute networks, che sono i colossi Google, Facebook, Snapchat, Pinterest, Search Ads, dicendo, che attraverso il loro potenziale, i loro tool, sono in grado di attribuirsi direttamente all'utente, hanno accesso alle informazioni dei nostri dati in app, le possono collegare con le loro informazioni delle piattaforme e dire ok, questo utente è mio, me lo prendo. Dopo lo vedremo più nel dettaglio, però ovviamente il rischio di attribuire in modo errato, fidandosi di un vendor che ha tutto l'interesse nell'attribuirsi roba, è decisamente alto. Dall'altra parte ci sono invece tutti quei network che non hanno una self-attribution, per cui sarebbe sostanzialmente impossibile attribuire alcunché senza un MVP, per cui dovrei spendere, essendo cieco su quello che sto facendo. È sostanzialmente una cosa che penso nel 2019 nessuno vorrebbe pensare di fare. Qui ho tirato giù uno specchietto molto rapido, in realtà, ma anche per curiosità mia, perché non l'avevo mai fatto, di quelli che sono gli standard delle finestre di conversioni di quelli che sono tendenzialmente i principali network self-attributed. Come vedete non ce ne sono due uguali, cioè se proviamo a mergiare tutto quanto non ne vengono fuori due uguali. Poi per carità, questi sono gli standard, si possono modificare. Possiamo, a parte Search Ads, che non è modificabile perché poi fa sempre come fa lui, però in ogni caso potremmo non volerlo fare, nel senso che se io ho la possibilità su Google di ottimizzare a 90 giorni, la sfrutto, mentre su Facebook posso farlo solo a 30, però se io devo ottimizzare per eventi sul lungo termine mi conviene, però nel momento in cui io in fase di analisi vado a confrontare questi dati che mi arrivano da network con finestre di attribuzioni diverse, ovviamente uno dei due network avrà una potenzialità di attribuire su utenti che è infinitamente più alta dell'altra, quindi non sto confrontando due cose che parlano la stessa lingua. Di nuovo, parlavamo dei self-attributed network che hanno la possibilità di auto-attribuire e quindi hanno anche la possibilità di scegliere cosa attribuirsi. Nel senso, se io ho un impression, Facebook deliver un impression, ad esempio,
l'utente neanche se la caga, scorre, ma l'impression viene registrata. Il giorno dopo, nella stessa giornata, ipotizziamo, l'utente va su Google, digita una keyword, trova il mio prodotto, lo installa, Google se lo attribuisce, Facebook se lo attribuisce. E adesso, cioè, un install, una fonte dovrebbe essere una cosa tautologica quasi, nel senso che non dovrebbe poter esistere qualcosa di diverso, perché se poi io vado a sommare il numero totale di utenti che mi arriva da Facebook, da Google, da Snapchat, da Pinterest, da Search Ads e via dicendo, magari mi viene fuori che ho fatto il doppio degli install che ho fatto, ma quegli utenti lì non mi pagheranno mai, è sicuro. Per cui, in ogni caso, è fondamentale riuscire a mettere tutto insieme all'interno di un unico tool che vada a fare le duplica, che vada a dire no, Google, questo non è tuo, questo è di Facebook, viceversa, e fare in modo che il totale sia reale. Dall'altro lato, un minimo più sofisticato, però anche questo è abbastanza intuitivo, se io vado a utilizzare i tool che sono disponibili tendenzialmente in quasi tutti i self-attributed network per analizzare la qualità dei miei utenti, quindi li posso seguire, posso vedere cosa stanno pagando nel tempo e via dicendo. Con questo problema di base ho una ROAS imprecisa. Cosa vuol dire? Se noi ipotizziamo, cosa che può capitare, non può capitare, dipende dai business sicuramente, però magari una campagna push su Google mi porta un valore di un utente perché è molto più committed dall'inizio che è il doppio di una campagna push su Facebook. Per cui a quel punto io, nel momento in cui vado a inquinare i dati di Google con dati che in realtà arrivano da Facebook, con utenti che non hanno effettivamente seguito l'experience di Google ma ne hanno seguito un'altra, vado a sporcare quei dati, avrò un 20% ad esempio di dati che vanno a rovinare quello che è il mio calcolo di LTV e ROAS di questi utenti. Per cui si schiacceranno i valori delle due network e la mia capacità di ottimizzazione sarà molto limitata, quindi budget allocati in modo errato, opportunity cost e tutto quello che ne può conseguire. Un'altra cosa, l'ultima cosa legata all'attribuzione, che secondo me è molto importante e va nella direzione di quello che è un po' il trend del mercato in generale, cioè di andare a costruire dei modelli di incrementalità, quindi andare a valutare ogni canale non solo per quello che genera direttamente, ma per quello che genera nel suo insieme. Questo è un grafico semplicissimo, scaricato in 30 secondi su Adjust. Sulle X abbiamo il tempo, sulle Y abbiamo il numero di install. La linea rossa, si vede abbastanza bene il rosso monitor, è la linea degli install organici. Il resto è paid user acquisition di vario tipo. Blu e arancione sono Facebook e Instagram, non ne ho messi altri perché sennò diventerà lecchino, però tendenzialmente la linea nera è il totale, si vede. Quello che si nota a colpo d'occhio, senza neanche star lì a fare analisi, tirare giù dati o altro, è che l'influenza della user acquisition sull'organico pesa tantissimo, perché partiamo da 5.000 abbondanti e finiamo a 2005 circa, 2004. Per cui, questa ovviamente non è un'analisi per cui potrei andare a dire ok, spacchiamo il mondo, l'organico pesa X, no. Però avere la possibilità di vedere tutto il nostro marketing mix in un unico punto e ci dà la possibilità di capire che cosa influenza cosa e direzionalmente anche di dirci quanto lo influenza. A quel punto esce una goal basilari, nuove analisi e via dicendo. Blocco successivo, creazione eventi. La creazione degli eventi è anche secondo me molto importante, perché creare eventi specifici, in questa sala non ci sono due business che abbiano gli stessi KPI. Secondo me è praticamente possibile, magari simili ma non uguali. Ogni business model ha dei KPI di riferimento specifici, molto chiari, molto informativi. Con un MMP io sono in grado di crearmi il mio evento, inviarlo all'MMP e fare in modo che l'MMP lo utilizzi, utilizzarlo io tramite l'MMP, in primis per una questione di analisi, quindi posso vedere effettivamente il mio funnel a livello di acquisizione, a livello di singolo ad di provenienza, addirittura una granularità molto alta, che cosa effettivamente sta generando. E in seconda battuta mi permette di inviare questi dati ai network, utilizzarli per ottimizzare. Se noi pensiamo a Facebook e Google, che sono delle black box ormai folli, per cui è praticamente impossibile quasi fare il lavoro di marketing, bella roba, avevo ancora i capelli quando lo facevo, mi divertivo un sacco, ma non si può più fare purtroppo. L'unica cosa da fare è dare da mangiare a quel mostro i dati che sono effettivamente importanti. In questo modo io posso andare a creare addirittura eventi che siano combinazioni di eventi tramite il MBI o altre cose e dire ok, questa cosa qui effettivamente è un proxy di questo utente mi piace, prendimelo. E a quel punto l'ottimizzazione delle network sarà fortemente migliorata. Ricezione di dati in real time, questo secondo me è molto importante, soprattutto per aziende molto strutturate o aziende che si convertono da web a mobile, perché ci permette di prendere dati nuovi con una granularità,
enorme, con, se non ricordo male, 5 secondi di delay rispetto a quando avviene l'evento, e infilarcelo direttamente nel nostro BI. Cosa vuol dire? Che se io ho una struttura di calcolo di proiezione del TV dei miei utenti basata su determinati concetti, io sono in grado di capire nel giro di pochissimo tempo che cosa quell'utente, quell'acquisizione mi andrà a generare, e ovviamente analizzarlo come mi pare all'interno del BI. Dall'altro lato, anche il lato CRM è molto interessante, perché di nuovo, se io posso andare a definire delle customer experience, delle experience al cliente che siano customizzate in base a quello che sto facendo, ho l'offerta per il Black Friday, ho l'offerta invito un amico, o so che determinati utenti che arrivano in determinate condizioni di ore del giorno vogliono fare cose diverse, qualunque cosa, io nel momento in cui Adjust mi dice questo utente è arrivato da qui, sono in grado all'interno della mia app di andare a segmentarmelo come mi pare e risolvere il problema che esiste, no? I deep link secondo me non lo risolvono completamente, di non poter utilizzare le landing page dedicate come si fa ad esempio su web. Ultimo punto, poi giuro che ho finito, audience builder. Audience builder di nuovo è molto importante dal mio punto di vista. Ci sono vari modi per costruire custom audience di fuori. L'audience builder è uno di quelli, ma secondo me è molto importante perché ci permette di essere molto granulari, molto capillari nell'andare a crearli, andare a definirli. Posso andare a definire il 95esimo percentile degli utenti più valuable tra tutto il mio, nella mia app. Posso andare a vedere quegli utenti che hanno fatto 3 acquisti, posso vedere quegli utenti che hanno una retention di un certo tipo, posso vedere praticamente quello che mi pare e utilizzare questi dati per andare a fare, da un lato, re-engagement su quegli utenti. Se so che il life cycle della mia app, ad esempio, del mio prodotto, un e-commerce, prevede che in media gli utenti facciano 3 acquisti e poi cernino, posso decidere di dire ok, andiamo a pigliare tutti quelli che hanno 3 acquisti, bombardiamoli di re-engagement, cerchiamo di tenere dentro offerte, quello che mi pare, e teniamoli dentro per il quarto, per il quinto, e ovviamente miglioriamo il life cycle. Dall'altro, questa è una cosa che noi facciamo abbastanza spesso, avendo un portfolio di prodotti molto variegato, ma comunque in aggregato numeri e volumi veramente consistenti. Quello che facciamo è dire andiamo a selezionare i migliori paganti di tutte le app, che sono app diverse per, come servizi, si rivolgono a persone probabilmente diverse, ma considerando che ci sono delle caratteristiche dei buoni pagatori che sono trasversali, sono caratteristiche sociodemografiche tendenzialmente che sono anche abbastanza facilmente individuabili, alcune sono scontate, altre no, in questo modo io posso andare a creare questo cluster di utenti veramente valuable, buttarlo nelle piattaforme, generare dei lookalike basati su quegli utenti e in condizioni di lancio di un nuovo prodotto soprattutto posso andare a targetizzare direttamente questo audience che è limitata, all'interno della quale il network può fare la sua esplorazione con una ragionevole confidenza che vada a prendere utenti di un qual certo valore. In questo modo vado ad abbattere i costi marginali della fase di esplorazione, perché ovviamente se Facebook deve andare alla cieca, va alla cieca, lo fa veramente tanto alla cieca. Se invece ha già dei dati che io gli do, quindi va a pescare dentro una bacinella invece che dentro il mare, ha un'efficacia migliore, e anche la learning phase ovviamente si diminuisce la fase, il periodo che devo aspettare per poter dire ok, adesso vai, chiedo le chiavi della macchina, portami gli utenti, è sicuramente ridotta. E io ho finito, lascio la parola a Francesco. Ok, buongiorno a tutti, io sono Francesco, lavoro per Adjust, molti di voi già lo sanno. L'idea di queste slide è appunto di fare un punto su quelli che sono i trend del 2019. Riccardo ha già parlato di Adjust molto bene, probabilmente conosce la piattaforma meglio di me. Solo qualche informazione su Adjust. Adjust che cos'è? Una piattaforma di attribuzione, serve per capire quali sono le risorse di traffico più performanti, quindi da dove arrivano gli utilizzatori più validi, quelli che lo utilizzano di più, tramite il tracciamento di tutto il percorso, quindi dal primo punto di contatto, click, fino all'evento e all'azione, includendo tutti i KPIs del caso. Siamo una società di circa 400 persone, 16 uffici nel mondo, tracciamo, per dare un'idea di qual è la potenza di calcolo, circa 6 miliardi di data points al mese, quindi più o meno 6 volte in più di quello che fa Google.
Bene, quali sono i trend del 2016? Quindi verso che cosa stiamo andando? Data quality, ossia arricchimento dei dati, automazione e fraud prevention. Che cosa si intende per data quality? Si intende che buona parte dei clienti con i quali lavoriamo sente il bisogno di, o comunque sente la necessità di avere dati sempre più di qualità per arrivare a fare campagne di successo, quindi di marketing. Questo perché? Perché non abbiamo spesso e volentieri dati accurati, non abbiamo dati completi, non abbiamo dati soprattutto in tempo reale. E questo è un problema, perché se noi facciamo una campagna, ad esempio, con due risorse di traffico, una funziona molto bene, l'altra no, ma lo sappiamo fra 15 giorni, ovviamente abbiamo buttato una parte del budget, ok? Questa è una slide che riassume un po' le percentuali più importanti. Il 77% dice che bene o male inaccuratezza e incompletezza sono i problemi più importanti, il 40% delle attività a livello di marketing che finiscono nel nulla per questo motivo. C'è un gap a livello di profitto che va dal 15% al 20%, quindi piuttosto importante. Qual è la risposta di Adjust a questo? Si chiama raw data, ne parlava anche prima Riccardo, la possibilità di avere i dati in tempo reale a livello di utilizzatore con un grandissimo livello di granularità, quindi più informazioni possibili direttamente al vostro business intelligence, server o comunque cloud, qualora lavoriate con un cloud. Ovviamente si può fare anche a livello di eventi, quindi dal primo punto di contatto fino agli eventi che vengono tracciati, si può rinviare tutto automaticamente. Il secondo trend è quello dell'automazione. Che cosa si intende per automazione? Si intende la possibilità o comunque la volontà di utilizzare determinati software per l'analisi e l'arricchimento dei dati, raccolta dei dati, quindi ricavandosi più spazio per le decisioni che davvero contano a livello di strategia. 49% dei clienti che lavora con Adjust ha già deciso o sta o ha cominciato ad internalizzare l'automation tramite il supporto di un partner terzo. Ok? Il motivo per il quale questo succede è perché l'ecosistema del mobile marketing è estremamente frammentato. Cosa vuol dire? Che per ottenere un obiettivo unico, quindi campagne di successo, ci appoggiamo a diversi partner. Un partner per l'analisi delle creatives, un partner per la gestione del budget o dei bids e così via, e ovviamente anche l'analisi il report dei canali di marketing. Di conseguenza molto tempo viene utilizzato per la gestione delle campagne e non messo in quello che effettivamente è importante, quindi la decisione di una strategia finale e dove allocare il budget. Basterebbe semplicemente avere una piattaforma che riesce a automatizzare tutto, come ad esempio mettere delle regole, ad esempio se la campagna non ottiene una determinata retention, un determinato ROI, a questo punto blocca la campagna automaticamente o taglia il budget. Per questo motivo Adjust ha deciso di investire di più a inizio del 2019 su questo, con una campagna, o meglio, con l'acquisizione di una società che si chiama Acquired, una società con pochi impiegati ma con grandi ambizioni, già lavorano alcuni dei player più importanti a livello mondiale, e serve appunto per questo, meno lavoro manuale, più gestione a livello piattaforme API, più tempo per concentrarsi su ciò che conta, quindi comprensioni maggiori di KPI, metriche e decisioni più corrette. Ok? Ultimo punto è quello della frode. Frode is here to stay, l'ho lasciato in inglese perché penso mi sembrava avesse più effetto. Ha bruciato qualcosa come 5 miliardi di dollari solamente nel 2018, più che un trend, una realtà, purtroppo. Se consideriamo che il mobile marketing a livello globale genera tipo 140 miliardi di dollari, e più passa il tempo, più ovviamente il numero di telefoni mobile è superiore, più tempo, ossia più user, più denaro e più fraudster a cercare di portarvi via del budget. Sono semplicemente principalmente due segnali che possono essere malmensi. Il primo a livello di frode è legato all'ad engagement, ossia il fraudster si appropria di un click, di un impression, al fine di mettersi in tasca una fetta di budget che dovrebbe essere allocato a una campagna di advertisement valida, o manomettere traffico organico, quindi sembra traffico non organico, viene spacciato come traffico non organico, voi lo pagate, in realtà non dovreste. Il secondo si chiama spoofed users, ossia furto di utilizzatori, ed è la simulazione, il fraudster che simula un install, simula un evento o simula un'azione, potrebbe essere generata ad esempio da un bot all'interno di un videogame per potersi intascare ciò che deriva da un in-app purchase, ok? Quindi la frode non solamente impatta il vostro budget, ma anche crea decisioni sbagliate, perché ovviamente se io ritengo che il traffico organico lo debba pagare, tiro fuori di tasca mia denaro quando avrei dovuto metterlo su una risorsa che ovviamente era valida.
Il 20% è la media di frode rilevata a livello di clienti Adjust, che viene ovviamente debellata grazie al nostro Fraud Prevention Suite, che equivale al 20% del budget totale di marketing, picchi del 90% e un minimo del 4%. Ora vi chiedo a quanto equivale il 4% del vostro budget, equivale a quanto voi potreste risparmiare se utilizzaste un tool di prevenzione frode come quello di Adjust. Per questo motivo, cioè per il fatto che comunque la frode è qualcosa di molto importante, Adjust ha deciso sempre inizio 2019 di acquisire una società che si chiama Unbotify, che sfrutta una tecnologia piuttosto avanzata per definire se un utilizzatore è un bot o un essere umano. Lo fa utilizzando sensori sul telefono, come si muove il telefono, come il dito passa sullo schermo per capire se un purchase, un acquisto è stato fatto sì oppure no, al fine di debellare frode in app, furto di informazioni e hacking ovviamente. Un'ultima slide, poi prometto finito anch'io, è un overview di tutti i tipi di frode che ci sono sul mercato. SDK spoofing è il primo, 37%, poi abbiamo fake installs, che è un tipo di frode che deriva da IP anonimi o blacklistati, click injection e click spamming. Ovviamente sono tutti i tipi di frode con cui siete protetti nel momento in cui utilizzate il Fraud Prevention Suite. Ci sarebbero un paio di slide su report, non so se abbiamo tempo, non abbiamo tempo, no, ok, perfetto, quindi lascio al prossimo.